Eccovi qua, bentrovati, come state? Siete pronti per la fase 2 verso l'infinito e oltre? Io vi confesso che mi siete mancati veramente tanto così. Ed è sicuro anche io mi sono mancata proprio di meno. Lo so, sono sicura. Vi devo confessare che in questo periodo di quarantena c'è chi tira fuori il meglio di sé, io invece mi sono diventata più scorbutica, mi sono inacidita. Ecco, non è uno scorbutismo dovuto alla mancanza di vitamina C, perché mangio sempre tutti i giorni spremuto di limone e pelmo, ma sono proprio diventata più acida e cattiva dentro. Ecco, mi dispiace ammetterlo, ma tutti i buoni propositi che mi ero riproposta di portare a termine in questa quarantena, e sono un po' come le emicranie e i mal di denti che ci si dimenticano appena passano, no? E quindi io li ho collezionati, sono lì, ogni tanto li spolvero come l'argenteria, no? Però mi sembra che fino al prossimo lockdown, che spero che sia tanto tardi a venire, non ci sia grave, ecco, rimarranno lì veramente al sicuro, non c'è pericolo che li tocco più, ecco, con o senza guanti. Quindi mi raccomando, adesso vi voglio fare un discorso un po' moralistico, paternale. In questa fase 2 comportiamoci bene, non facciamo cappellate, perché se no torniamo alla fase 1 a impastare pane e a far cappelletti. Non mandiamo tutto in vacca, che se no ci viene anche la mucca pazza. Non facciamo, infrattiamoci come maialini, che se no ci viene anche l'influenza suina, e soprattutto non andiamo a starnazzare, a sembrarci come polli nell'aria, perché se no ci viene anche l'influenza aviaria. Però mi viene in mente una cosa che ho sentito in questi giorni, no, a proposito dei polli, non, senza riferimenti personali assolutamente a voi, ci mancherebbe altro, non mi permetto, che in Svezia, dove non c'era il dovere, la necessità del lockdown, la gente poteva muoversi e transitare e fare tutto quello che voleva, perché è un popolo probabilmente più aperto, più liberale, le persone hanno più buon senso di noi, di nosotros, e la gente poteva anche incontrarsi per strada e vedersi, però ha pensato bene il governo svedese di spargere del guano di pollo nei luoghi pubblici, nei parchi, nei giardini, per evitare che la gente andasse ad assembrarsi. Quindi io non so se è meglio, che senso ha che tu dici alla gente puoi andare e poi ci spargi il pavimento di cacca. Non penso che sono scelte tattiche governative, ecco, che uno può condividere o meno, ecco, con tutto rispetto per il popolo svedese, che probabilmente è più intelligente di noi, non lo so questa cosa. Un'altra cosa che ho sentito in questo periodo, che mi ha molto veramente commosso, e di gesti di grande cuore e di solidarietà, uno che mi ha colpito particolarmente è di questo veterano della Seconda Guerra Mondiale, il capitano Tom Moore della Gran Bretagna, adesso non so di preciso di che stato della Gran Bretagna, che ha fatto 100 anni. Sto a soffocare con questa mascherina completamente, mi ci devo abituare però, perché davanti adesso la cosa sarà così, guanti, mascherina, occhiali. No, occhiali no, però è perché mi sento un pochino più gnocca, no? E dicevo, questo capitano Moore, che per fare una raccolta dei fondi ha detto: se io riesco a fare 100 giri con il deambulatore intorno alla mia casa entro il mio centesimo compleanno, che ha festeggiato il 30 o il 29 di aprile, voglio aiutare facendo una raccolta fondi per il sistema sanitario del mio paese. La cosa è andata a buon fine, non so quanti migliaia, milioni di sterline ha raccolto, quanti migliaia, milioni di biglietti d'auguri ci sono arrivati, ed è una cosa che mi ha riempito il cuore, e che però mi ha fatto anche sentire un pochino come il guano del pollo di qui sopra, perché effettivamente certi giorni, pur di non spostare il deretano da quel comodissimo divano, io avrei allungato 10 euro ai miei figli che mi passavano l'acqua, o che mi passassero il popcorn o il pane e burro o cose così, ecco, è una cosa vergognosa. Io lo so, ci sono persone migliorate, e invece io ho dato il peggio di me, quindi da qui non si può che risalire, no? Nella fase 2 fantomatica, che adesso non so se sentite anche voi nell'aria, no? La colonna sonora di Odissea 2001 nello spazio, no? Di Richard Strauss, quella di Also sprach Zarathustra, che sembra che anche noi siamo in questa fase evolutiva, dalla fase 1 alla fase 2, come l'uomo scimmia fino all'astronauta. Sì, quel film 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, è il congiunto del quinto grado per parte di cugina di quello del cubo del Rubik, con il resto di una K e una R che nell'albero genealogico della famiglia si sono andate perse, no? Adesso io mi devo togliere questa cosa perché sto a soffocare. Preparatevi un attimo, vi avviso prima, eh. Eccomi qua.
quindi vedo questa raccomandazione perché ci tengo veramente che non facciamo sciocchezze e che ci comportiamo da persone che hanno un senso civico, autoresponsabilità enorme. E mi permetto di invitare tutte le mujeres, le donne, di sentirsi così, comunque sia, nonostante questa quarantena, senza estetista, parrucchiera e palestra, noi tutte dentro di noi, sotto lo strato di adipe che abbiamo accumulato in questi giorni di quarantena, abbiamo una Venere che esce da una cozza, direte voi, no, no, sì, un pochino cozze siamo e dentro c'è una Venere che non vedo l'ora di sgorgare, di sbocciare, di fronte e di retro, guarda che chi ha pete sole che ha questa Venere, ma quando mai l'abbiamo vista, neanche nelle migliori età. Dopo che ho detto queste amene sciocchezze, ammenicoli, di cui si poteva fare tranquillamente a meno, io penso che me congedo da voi, leggendovi un limerick abbastanza così vivace e augurandovi di ricominciare a vivere con serenità, prudenza, ma anche con ottimismo e fiducia nel futuro, no? Perché il passato ha fatto abbastanza schifo, il presente è messo maluccio, io quindi voglio sperare che il futuro sarà migliore, perché altrimenti non lo so che divinità ci dobbiamo affidare, eh? Me ne vado a leggervelo ora. Un utente della biblioteca di Tolosa, una utente, una donna, no? In questa quarantena si è fatta decisamente villosa. Il suo ombre, affetto stabile, autocertificato, vuole incontrarla al più presto, ma lei è a disagio per via dell'irsutismo ovunque diffuso e manifesto. Lui però insiste e al telefono la implora, non importa se sembri la sorella di Ciubeca, te strappo i peli a morsi, te quiero, mia hermosa. E questo è l'amor. Auguri, a presto. Ah, dimenticavo.